spazio alla musica e vi presento immediatamente Roberto Romagnoli, buonasera, Buonasera. che è uno dei componenti di 12 corde. Parte il Esatto. nome favoloso, adesso ti chiedo il perché di questo nome. Gli altri sono, salutiamo anche gli altri Salutiamo componenti tutti, eh che sì. non sono venuti, ma noi li salutiamo qui a Per distanza. motivi lavorativi non sono potuti essere qui Si con è dovuto noi. sacrificare per tutti, Esatto. ragazzi, così è. E il maestro Andrea Bandi, mio collega ormai da 10 anni, e gli altri due componenti al basso e alla batteria, Fausto Gherardi e Claudio Benvenuti. Che si sono poi aggiunti dopo Che e adesso sono, sono parte esatto. integrante del vostro gruppo. Esatto. 12 corde, si rifà una chitarra che Direi di sì. ha 12 corde. No, 12 corde perché nasciamo nel 2001 come duo acustico, io e appunto il maestro Andrea Bandi, e principalmente suonavamo cover in acustico con le due chitarre, per cui da lì, insomma, la somma delle corde si fa in fretta a capire il perché del Del nome. 12 Poi ci corde. siamo evoluti, violino, fisarmoniche, eccetera, eccetera, fino ad arrivare là. Loro suonano un genere che secondo me è favoloso, a me piace davvero molto, lo ammetto. Facciamo così, così vi immergiamo immediatamente nell'atmosfera e poi ce ne parli ancora. Vi faccio sentire perché hanno appena è uscito l'album nuovo che è La Carovana. In questo album nuovo c'è questa bella, vi dico anche il titolo immediatamente, la ritrovo, del matrimonio del clochard. Di Dimmelo giusto. clochard, il matrimonio Matrimonio di di clochard, clochard. vado così a memoria, che è veramente bello. Così ci vediamo il videoclip, capite il genere, continuiamo a parlarne tra un attimo. Oggi si sposa Sabrina, evento internazionale, ma ad un illustre clochard come me, che in mano ha solo un giornale, resta una foto sbiadita del viso che il tempo si porterà via dai miei sguardi impacciati là, sulle panchine di Place de l'Étoile. Quanti minuti in silenzio a immaginar la sua voce, che mi diceva ricorda clochard, Parigi serve a cambiare, non vedrò più i suoi capelli, il suo profumo mai più sentirò, chi vuoi che cambi uno come me? E allora se la via è per tutti, champagne! Yatatata, yatatardatata, yatatata, yatatardatata. Sabrina, ormai mi devo rassegnare, rimasto senza il mio amore che cos'ho, ho una bottiglia per brindare, così rivedo il suo sguardo, che mi incrociava e io timido là, nascosto nel mio cappotto ero già, il re sognante di Place de l'Étoile, ma chi ha mai detto che un pazzo, d'amor non possa campare? Senza una lira anche il vecchio clochard oggi si deve sposare. Sistemerò i miei capelli, un fiore all'occhiello mi metterò, e festa e musica per il re. E allora fido a via per tutti, champagne!
Sabrina, evento internazionale. Ma voi invitati, passate di qua al matrimonio del vecchio Flascia. Allora, l'avete capito quello che è il genere? Si intuisce. Che è di quelli che fanno ballare, di quelli che fanno molto estate effettivamente, sì, poi come genere. Sì, sì. Allora, com'è nato il tutto? A cosa vi richiamate? Che tipo di atmosfere evocate? Beh, il nostro concittadino che organizzava un festival celtico in Argenta ci chiama a suonare a questo festival e ci porta a suonare in uno splendido scenario, una pieve romanica antica con uno splendido parco ricavato da una zona di bonifica, e allora ci ispiriamo a questo splendido luogo e diciamo dobbiamo assolutamente scrivere una canzone per l'occasione, è la volta buona che riusciamo a fare un nostro pezzo. Per cui scriviamo il nostro primo brano in dialetto, nel nostro dialetto d'origine, e da lì nasce un po' la storia dei 12 corde come anche autori, non solo come musicisti. Infatti fino ad allora avevamo fatto solo cover, invece da allora iniziamo a scrivere brani nostri, e ovviamente, come avete sentito, il nostro è un folk che si ispira principalmente alla musica irlandese, perché siamo dei grossi amanti della cultura e del folklore irlandese. E ci piace mescolarlo con altre culture, principalmente la nostra, per cui ci piace mescolarlo appunto con il nostro dialetto, con i nostri strumenti popolari, per cui violino, fisarmoniche, eccetera, e creare un bel mix di culture e di generi fino ad arrivare a questo risultato. Bello, tra l'altro sapete, secondo me mixare molto bene c'è quella più ritmata, c'è quella invece magari più dolce. Sapete toccare tanti diversi tipi di... Sì, perché è un po' la caratteristica anche della musica popolare irlandese, proprio la musica, c'è la musica da pub, quella che crea baracca, diciamo, e ci sono le ballate più tranquille, più cantate, più d'atmosfera, sì. Per cui insomma anche in questo abbiamo un po' preso spunto da lì. Nel vostro album La Carovana, che è uscito da poco, giusto? Settembre. Da settembre, sì, sì. Quindi qualche mese, insomma, ve lo faccio anche vedere. Giusto, La Carovana, che dà poi il titolo all'album, si riferisce al Giro d'Italia, giusto? Al Giro d'Italia, esatto. È un omaggio? È un omaggio. In questo album prendiamo spesso spunti da scene di vita reale per poi inventarci delle storie. E essendo un amante del ciclismo, in particolare del Giro d'Italia, ho preso spunto da tante volte in cui sono andato a vederlo dal vivo per dedicare questo brano a questo sport, insomma uno sport dove si fatica duramente poco, per arrivare, esatto, al risultato. E il genere secondo me era adatto a rendere omaggio a questo sport del ciclismo, la bicicletta che gira, tutto in movimento. È vero, dovete sentirle. Allora, il CD si trova ovunque, si trova, anzi, si può ordinare. Proprio oggi pomeriggio ho fatto un giro per il centro e vederlo nei negozi, ho verificato di fianco After Hours, Banda Bardo, 12 corde, faceva un certo effetto, per cui insomma si trova, è in distribuzione, per cui se non lo trovate nei negozi richiedetelo e arriva, altrimenti in download su internet lo trovate in tantissime piattaforme, per cui anche poi lì. Se li volete trovare, peraltro ve lo segnalo anche, hanno anche un bel sito internet che è www.12, scritto proprio col a numero, corde.it, lo vedete qua sotto, eccolo qui, dove poi potete trovare tutte le informazioni, potete conoscerli, potete scoprire appunto quella che è la loro storia e così via. Voi girate, immagino che soprattutto suonerete molto nel vostro territorio, dato sì, anche ovviamente il dialetto, la lingua, tutto quanto, però sarebbe carino esportarvi. Assolutamente, anzi devo dire che sì, suoniamo principalmente nella nostra zona, abbiamo già da anni un po' di contatti, per cui si suona molto tra l'Emilia e la Romagna, però abbiamo avuto
delle grosse, dei buoni riscontri anche quando siamo usciti, soprattutto per il genere che è così accattivante, se vogliamo, coinvolgente, per cui alla fine il dialetto, anzi, forse può essere un mezzo simpatico per arrivare alla gente in maniera trasversale, però abbiamo avuto ottimi riscontri anche al di fuori della regione. Beh, detto il genere, non ti faccio una domanda, anzi te la faccio comunque, che di solito faccio quando mi capita di poter parlare con band lanciate come voi, che hanno tanto entusiasmo davvero e stanno avendo tra l'altro anche ottimi risultati. L'idea di andare all'estero, vi bazzica? Voi siete molto riferiti al luogo, vi vedo poco all'estero, però molto spesso chiacchiero perché sembra che l'Italia veramente dia poco spazio alla musica, sembra che sia davvero molto difficile. Per quanto vi riguarda, come la vedete? L'Italia da poco, effettivamente. Infatti parlavamo prima, soprattutto d'inverno, nei locali è difficile arrivarci. E per il momento però siamo contenti di quello che abbiamo e dei risultati che un po' alla volta stanno arrivando. Per cui l'idea dell'estero, forse per il genere che affrontiamo, non è immediata. Sicuramente gruppi rock indipendente pensano subito Londra, Berlino, capitali di culto proprio per il genere. E noi per il momento vogliamo affrontare bene l'Italia, poi insomma si vedrà quello che arriverà. E noi che ce n'è da raccontare sull'Italia, quanto spunti ne potete avere tantissimi. Ma ti volevo chiedere, a proposito, guardavo un po' i titoli delle canzoni, tra parentesi, chi le scrive? In questo brano le ho scritte tutte io, a parte una cover. Tutte le altre sono due. Sì, le ho scritte io. Perché è molto bello anche leggere i titoli, danno l'idea da dove vengono gli spunti. Per esempio, l'addestratore di rondini. L'addestratore, me lo chiedono in tanti, tra le varie interviste anche radiofoniche. Stupisce, perché dice... ha incontrato un addestratore di rondini. Oltretutto è carino perché dopo avere registrato il disco, era già uscito, una sera durante le prove il nostro batterista Fausto mi fa, provando questo pezzo, ma l'addestratore di rondine si riferisce a, e mi dice tutta una sua teoria, gli dico assolutamente no. E quindi cosa si riferisce? Pensaci e poi... E infatti ci ha riflettuto su. C'è arrivato? No. Gliel'ho dovuto spiegare ed è quello che dovrete fare anche voi, ovviamente. Quindi alla fine non ce lo spiega, sappiate che dovete sentirla e pensarci, perché poi arriverete a una conclusione. Merita davvero, perché è davvero un bell'album. Complimenti. Grazie. E in bocca al lupo per tutto. Crepi. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Devo a lanciare voi la pubblicità, ma noi ci ritroviamo tra pochissimissimissimo qui a InfoPoint. Un anno è passato, il campo sfiorito, quassù nel rifugio mio.